L'ecosistema Lamezia torna alla vittoria in trasferta passando sul campo della SIEC Messina per 6-2, una partita dove comunque la formazione lametina ha sprecato tantissimo. Ne parliamo con il DS Samele, in quanto Bebbo Carrozzi era squalificato, quindi in panchina oggi c'è il DS. Sì, abbiamo fatto una buona partita, forse il primo tempo abbiamo risentito un po' delle scorie di questi risultati negativi che abbiamo fatto in quest'arco di tempo, anche se abbiamo chiuso in vantaggio 2-1. Nel secondo tempo però ci siamo liberati da tutti i fantasmi, tutti i pensieri, abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo legittimato, potevamo vincere anche con un risultato più largo. Senti, un intero girone imbattuto in trasferta, perché l'ultima sconfitta risale alla partita con l'Agrigento, che sarà la prossima avversaria. Rendimento maggiore in trasferta che non in casa quasi. Ma sarà che forse siamo abituati all'anno scorso, abbiamo fatto tutto il campionato in trasferta, magari non abbiamo più timore ad andare a giocare fuori casa, però questo dimostra che la squadra ha un grande carattere. Devo dare merito al mister che ha trasmesso il suo carattere, la sua voglia di vincere ai ragazzi che stanno facendo bene. Non ci dimentichiamo che siamo partiti per altri obiettivi, ci troviamo là sopra e adesso vorremmo continuare a sognare. Ecco, a proposito di obiettivi, siamo praticamente in una bolgia dietro il Cosenza che ormai è andato via, una bolgia con 5 squadre coinvolte per 4 posti. Guarda Tonino, l'appetito viene mangiando, siamo là sopra, adesso ci crediamo a fare qualcosa di bello, ci proviamo, se a fine stagione poi non dovesse essere così ce ne faremo una ragione, però ricordo che siamo partiti per altri obiettivi e adesso puntiamo al cielo. Ecco. Una piccola nota negativa comunque in questa partita, una ammonizione che assolutamente non c'era, quella di Monterosso, perché è andato a prendere la palla, non è nemmeno sfiorato l'avversario, però l'arbitro gli ha fischiato questo cartellino giallo che purtroppo è pesantissimo. Ma diciamo che questa forse è la seconda partita di fila che non siamo fortunatissimi con gli arbitri, perché settimana scorsa abbiamo avuto un arbitraggio alquanto discutibile. Adesso non voglio essere forse puntiglioso dopo una partita 6-2 parlare dell'arbitro, però Monterosso che viene ammonito in quel modo dopo aver preso solo la palla, neanche l'avversario ammonito, a 4 secondi della fine ci fischiano un fallo per noi e andavamo in porta ed era un quasi gol. Nel secondo tempo ci sono state alcune decisioni che non mi sono piaciute, però continuiamo così, accettiamo. L'hanno gestita bene perché la punizione c'era, però c'era il vantaggio. 3-0, eravamo 3-0, penso che ci sia anche un po' di buon senso, no? Poi il secondo tempo quella punizione in area dove abbiamo segnato direttamente e non hanno fischiato la punizione, quindi accettiamo. E ora la prossima partita in casa con l'Agrigento che parlavamo prima, è una partita assolutamente da vincere questa. Eh sì, se come abbiamo detto prima vogliamo continuare a sognare, in casa dobbiamo vincere, specialmente contro squadre che sono sotto di noi, ci teniamo particolarmente perché all'andata abbiamo perso, forse anche immeritatamente perché abbiamo fatto una buona partita, abbiamo perso gli ultimi 10 secondi, quindi vogliamo riprenderci ciò che è nostro. Bocca al lupo. Crepi.